Buonasera e ben ritrovati ad una nuova puntata di Prima Serie A, un altro weekend molto intenso, non solo per il Napoli, ma per tutto il campionato, sempre più avvincente. Infatti crollano gli azzurri al Maradona contro la Fiorentina, si ferma nuovamente mezzo passo falso, quindi per il Milan che pareggia per la seconda volta consecutiva a reti bianche, invece vince l'Inter. Di questo e molto altro ne parleremo tra pochissimo, lo sapete benissimo, però adesso cosa c'è? Sigla! Eccoci qui dopo la sigla, lo sapete che a me piace tantissimo lanciarla così, quindi lo farò assolutamente per tutte le puntate e tutte le edizioni. È la mia più grande soddisfazione, ancora di più però il parterre di questa sera. Infatti non solo colleghi ma amici. Inizio ovviamente con le cose di casa, le cose di Teleprima. Francesco Bassura, ben ciao, ritrovato. Ciao Ale, buonasera a tutti. Abbiamo detto showman ormai, non solo giornalista, presentatore, conduttore, giornalista sportivo, quindi showman. Cuoco nel tempo libero, quindi va benissimo. Cuoco, esatto, appassionato di sport, di musica, veramente di tutto di più. Ti ho fatto anche la pubblicità, quindi una sviolinata di quelle serissime. La sviolinata quotidiana, e ci sta. Due graditissimi ritorni. Inizio dalla mia destra, abbiamo visto non solo per parlare della Serie A, ma anche di Casertana, Lega Pro all'epoca, Serie D, quindi veramente super preparato, Antonio Citarelli, onlinemagazine.it. Buonasera, buonasera Alessia, buonasera a tutti. Ben ritrovato, è un piacere, lo sai. Piacere mio. Ecco, oggi siamo ricchi di Antonio, non solo il nostro Antonio in regia che salutiamo, infatti è un grandissimo piacere ritrovare anche Antonio Carlino, Cronache della Campania. Buonasera. Ciao Alessia, buonasera a tutti, ciao. Ecco, iniziamo subito perché abbiamo tantissimi argomenti di cui parlare. Anto, sarei Toto per stasera per comodità. Sono sempre Toto con sei te. Sei sempre Toto, quindi anche stasera inizio subito da te. Abbiamo accennato ovviamente ad un weekend, una domenica particolare per il Napoli chiamato nuovamente ad una gara importante anche per dare continuità alla bella prestazione, alla vittoria contro l'Atalanta. Invece questo crollo, possiamo dire, neanche troppo inaspettato, perché la Fiorentina ha giocato una gran bella partita, però è mancato ancora una volta qualcosa. Qui mi fermo e lascio la parola a te, ovviamente. Ma praticamente quello che manca non lo scopriamo di certo oggi, diciamo è un po' la storia recente del Napoli che nei momenti cruciali ha sempre toppato. Io sono tifoso del Napoli, però bisogna dire quello che è la realtà dei fatti. Ieri è stata soltanto l'ennesima dimostrazione, anzi domenica. Eh sì, infatti Antonio, i tifosi hanno sempre detto, sin da quella Napoli-Verona dello scorso anno, ancora si pongono tante domande, ma come diceva anche Toto, le risposte sono ormai palesi, forse una mancanza di lucidità, di carattere, però si è visto anche qualche problema tattico e anche tanti calciatori che in questo momento non sono in forma. Io eviterei di parlare di pressioni, mentalità, eccetera, eccetera, anche perché, come diceva Toto, è la storia un po' del Napoli che racconta questo. Io ho rivisto un attimo un Napoli post-Lazio, dove Roma vince in un modo anche rocambolesco, però con voglia, con grinta, e poi la settimana dopo col Milan crolla. Ed è successo praticamente la stessa cosa dopo la vittoria di Bergamo. Io però metterei più risalto la prestazione della Fiorentina, perché ha giocato veramente bene, e poi magari dopo parliamo anche delle scelte di Spalletti, che io onestamente non condannerei totalmente, però ecco, uno su tutti magari lo lancio, Zielinski sta toppando ormai da settimane,
La colpa è di Spalletti relativamente diciamo al suo impiego, però ecco, il ragazzo, ha detto un po' di tutti gli esperti, ecco, di calcio, è un giocatore che ha una tecnica e comunque una classe che secondo me nella rosa del Napoli non ha nessuno. Quindi è lui che in questo momento, in questo finale di stagione, dovrebbe darsi da fare, perché il Napoli ha bisogno di un uomo come Zielinski. Ecco Franci, andando a ricostruire anche un po' quello che è successo, anche perché ovviamente non ne avevamo dubbi, mi ho dimenticato nuovamente di leggere i risultati e le classifiche, però lo faremo assolutamente dopo una partita comunque ricca di emozioni, sì, anche di capovolgimenti di fronte, anche perché al gol alla mezz'ora di Nico Gonzalez, poi la situazione è cambiata nella ripresa con il gol di Mertens, che aveva dato in un primo momento anche speranze ad un Maradona, sì, veramente gremito e con i decibel altissimi, di poter riprendere in mano la gara. Poi c'è stata la valanga viola, come diceva Antonio, poi più che meritata, perché è stata veramente una prova importante degli uomini di mister italiano, e soprattutto hanno saputo arginare, anzi Igor in particolar modo ha saputo arginare, sì, nel migliore dei modi, veramente Osimhen. Sì, nonostante l'errore finale sul gol del 2-3 dell'ex Lille, dove oggettivamente ha fatto tutto da solo, poi tanta colpa secondo me del 98, però come dicevano i nostri colleghi, è normale che la Fiorentina ha fatto una grande partita, sta iniziando a vedersi l'investimento fatto per Cabral, che non era partito benissimo all'inizio, adesso sta carburando, ha fatto un gol da grandissimo attaccante. È normale che il Napoli ha provato a fare il possibile, è circolato, sta ancora circolando quel famoso frame del passaggio di Lozano sull'1-1 con una prateria davanti per il Napoli. Signori, la vita come il calcio è fatta di scelte, è normale che la Fiorentina ha fatto la sua partita continuando quello che è il proprio sogno, che è il sogno europeo, con una Viola che non si vedeva così in forma veramente, veramente da tanti anni, grandissimo lavoro, dicevi tu, di mister italiano, però è ancora tutto aperto, è tutto ancora possibile. Il Milan, e lo sto ripetendo sempre in queste sedi, sta facendo di tutto per perdere lo scudetto, e non so per quale motivo si stiano facendo così male, però indubbiamente, insomma, per far riferimento anche a quello che dicevano gli Antoni prima, anche Zielinski, se a Napoli ci fosse la numero 10, che è giustamente ritirata per Maradona, dovrebbe essere lui il numero 10 di questa squadra. Non basta fare una partita buona e 3-4 no, per questo che è il momento del Napoli, per quelli che oggettivamente, e lo ha detto Spalletti, sono gli obiettivi da adesso della stagione. Ecco Toto, riprendendo a parlare un attimo di Zielinski, che è un calciatore veramente eccezionale, il Napoli poi ha sempre puntato tanto su di lui, si parla di un problema di lucidità, possiamo dire di mancanza di lucidità, anche un equivoco tattico magari sul suo posizionamento in un centrocampo che cambia spesso forma, ovviamente domenica era assente Anghissa per squalifica, quindi ha cambiato anche nuovamente volto con gli interpreti, ovviamente a tutto tondo, ed anche forse di una volontà, delle voci di mercato che si stanno susseguendo da tempo, anche perché i centrocampisti, in particolar modo non solo Zielinski ma soprattutto Fabian, sanno di avere mercato e sanno che magari qualcuno in estate dovrà essere sacrificato. Ma io, per quanto riguarda il mercato, non voglio pensare che le loro scelte siano influenzate da questo. Ovviamente si parla nel caso di colpa e non di dolo, ma non credo sia questa la situazione. Ecco, fondamentalmente Zielinski per me è un grandissimo calciatore, un valore aggiunto del Napoli, però Zielinski non è nuovo a momenti di impasse, cioè nel senso Zielinski più volte ha peccato di continuità anche nel corso delle passate stagioni. Ecco, c'è in qualche momento della stagione dove diciamo va in pausa, se vogliamo usare un termine particolare. Poi ovviamente, come parlavi tu della condizione del centrocampo, potrebbe esserci sì anche un equivoco tattico, forse magari lui si trova meglio in altre posizioni e lo ha dimostrato anche nel corso di questa stagione, però diciamo che fondamentalmente
questo è il mio pensiero, non, per quanto riguarda il mercato, ripeto, non voglio pensarla in questo modo. Ecco, ti rigiro la domanda, quindi fossi Spalletti, lo terresti in campo o un po' di panchina come poi già successo praticamente un mesetto fa? Ma guarda, io non sono un tecnico e sicuramente le scelte vanno, cioè sono, è un compito che spetta a Spalletti, però io di un calciatore come Zielinski non ne farei mai a meno, è uno di quei calciatori così come Marek Hamsik che anche quando non sono in forma io non me ne priverei mai, o meglio non nel corso della stagione, non nel corso per molto, molto tempo nel corso di una stagione, soprattutto per una giocata che comunque ti può inventare e ti può risolvere la partita. Certo è dato di fatto che comunque, come diceva anche Antonio, nelle ultime settimane non sta facendo il Zielinski che conosciamo. Ecco, secondo me infatti Antonio non la pensa proprio come te, No, il punto, sensazione. Il punto è che, allora, condivido in parte, perché Zielinski, almeno per quanto mi riguarda, lo farei giocare sempre. Però c'è un ragazzo, che si chiama Dries Mertens, che in questo momento, secondo me, merita, lunedì, il giorno di Pasquetta soprattutto, merita la chance di giocarsi la partita dal primo minuto. Perché, ecco, sia dallo stadio, sia dalla TV, quando entra, dà una scossa, senza toccare palla. Dà una scossa allo stadio, ai tifosi. Poi non dimentichiamoci che il cannoniere principe di questa società, quindi attualmente Dries Mertens secondo me merita una chance, ma non solo attualmente, merita di firmare un contratto, perché non dimentichiamoci che come Insigne anche Mertens rischia di salutare a zero, quindi magari in dirigenza qualcuno dovrebbe pensarci molto più che seriamente, perché Mertens sta dimostrando di essere ancora oggi un grandissimo calciatore e sta facendo la differenza, perché mi viene in mente la partita con l'Udinese, partita difficile contro una squadra ostica, entra e ragazzi credetemi che ero lì allo stadio, senza toccare palla, dà una scossa allo stadio, è lì che il Napoli vince la partita, senza toccare palla, Mertens fa vincere la partita al Napoli. È vero, infatti domenica poi ha avuto una standing ovation neanche al suo ingresso in campo, era ancora a bordo campo e già lo stadio si è scaldato proprio a dimostrazione della grandissima importanza dentro e fuori dal campo. E poi Francesco, io non so che altro debba fare sia lui che la famiglia, non solo baby Ciro Romeo, a dimostrazione ovviamente al di là di tutto dell'attaccamento ai colori azzurri. Hanno scritto e stanno ripetendo continuamente che vogliono crescere il loro primogenito a Napoli, che a Napoli stanno benissimo, i risultati e le prestazioni in campo ci sono, quindi effettivamente ora tocca a De Laurentiis. I messaggi sono, per così dire, eloquenti da parte del belga, da parte della famiglia del belga, che diciamo è 60% di Lovanio e 40% di Napoli. È normale che da questo punto di vista quello che diceva Antonio è impeccabile, entra in campo e fa la differenza prima ancora di varcare la linea del cambio, insomma già quando è sull'ipotetico cubo dei cambi. Facendo un paragone cestistico, il pubblico si scalda perché sa che generalmente, lo abbiamo visto di recente, entra in una situazione delicata di punteggio, dunque dà quella scossa, quell'adrenalina, quell'energia che è importante per lo stadio. È normale che stiamo parlando naturalmente di un impatto di un giocatore che comunque ha una certa età da un punto di vista sportivo e bisogna in qualche modo correlarlo in base a quelli che sono i minuti effettivi in campo, perché in più di un'occasione non va dimenticato che sui 90 minuti Mertens ha deluso, ed è giusto dirlo apertamente. D'accordo. In questa fase però naturalmente è un calciatore di esperienza, citando Antonio è il cannoniere principe della squadra e quindi della società, non solo della squadra attualmente, è normale che un pelo di considerazione in più, vista anche la situazione come dicevamo di Zielinski, potrebbe essere quel tentativo anche di smuovere un po' le acque e provare, perché se la partita con la Fiorentina era difficile ed è stato difficile, quella partita contro la Roma con Mourinho, che di campionati ne ha vinti e quindi sa anche farteli perdere, beh, rischia di esserlo ancora di più. Ecco Toto, proprio su Dries Mertens, Spalletti in conferenza post partita
Ha parlato in una maniera anche un po' particolare, perché prima ovviamente del risultato del Milan aveva dichiarato ormai perso e fallito l'obiettivo scudetto, nonostante ovviamente ci sia ancora una piccola ma importante fetta di campionato da giocare. Poi parleremo tra poco anche dei risultati delle altre, delle prime della classe, proprio in merito a ciò. Però Spalletti ha aperto anche all'eventualità di far giocare più spesso Mertens vicino ad Osimhen, anche perché in tante gare, non solo come quella contro la Fiorentina, mi viene in mente tra le più la palissiane, anche quella contro il Milan, quando c'è un difensore che sa marcare bene, che lo marca uomo, e il Napoli ricorre spesso a questi lanci lunghi, poi si va in difficoltà e non si sfruttano tutte le caratteristiche dello stesso Osimhen. Quindi avere Mertens vicino, che poi non dà punti di riferimento, crea spazi, fa bene anche allo stesso Osimhen. Ma assolutamente sì, comunque Mertens è quel calciatore che appunto sa mettere in difficoltà le difese avversarie, è quel calciatore che comunque ha una tecnica fantastica e da numero 10 ci gioca alla grande. Aiuta sicuramente Osimhen, e come ha detto Antonio, io sono completamente d'accordo sul fatto che lui meriti il rinnovo sia per quello che sta facendo in campo che fuori dal campo. Però allo stesso tempo sono anche d'accordo con Francesco quando dice che comunque Mertens ha un'età importante, quindi ecco, il suo minutaggio deve essere appunto misurato in base a tante cose, quindi diciamo che può essere un'arma importante secondo me molto spesso a partita in corso, però in determinate partite anche dal primo minuto, per fare appunto la spalla ad Osimhen. Sarebbe un numero 10 perfetto, appunto proprio dietro l'attaccante nigeriano. È verissimo, poi ovviamente grande fiducia a Spalletti, alle sue scelte, anche perché lui che vede, osserva i calciatori durante tutta la settimana. Un altro tema importante rilanciato poi ovviamente dai tifosi è quello dello stadio Maradona, Antonio, perché effettivamente 5 delle 6 sconfitte del Napoli sono arrivate proprio tra le mura amiche, contro squadre che poi sono state battute dal Napoli in trasferta nella maggior parte dei casi, e sembra che ci sia un po' questo effetto Maradona, forse la pressione anche del momento. C'è da dire però, contro la Fiorentina al 100% della capienza c'era un bel colpo d'occhio. No, guarda Alessio, io credo sia solo una casualità, perché comunque analizzando un po' le sconfitte mi vengono in mente quelle con Spezia ed Empoli, dove le due squadre in pratica non hanno mai calciato in porta, mentre il Napoli ha creato e concluso ben 40 se non 50 volte in due partite, quindi già quelle due partite sono due sconfitte casuali. Contro il Milan, ragazzi, il Milan è primo in classifica, quindi perdere lo scontro diretto ci sta, così come ci stava vincerlo chiaramente. E poi torniamo alla partita di domenica, lì purtroppo lo stadio c'entra poco, chi scende in campo sono i calciatori, e alcune scelte, come dicevamo prima, sono state sbagliate, soprattutto da parte dei calciatori. E poi io risottolineo la prestazione della Fiorentina, che ha giocato meglio del Napoli e ha meritato di vincere. Detto questo, una squadra che vuole vincere lo scudetto, ecco, non può permettersi però di perdere 5 partite in casa. Questo è un dato, ed è un dato reale di fatto. Una squadra probabilmente nella storia del calcio italiano che ambisce a vincere lo scudetto non ha mai perso 5 partite in casa. Eh sì, poi è davvero un peccato, Francesco, perché lo ricordiamo anche negli scorsi anni, veramente il Maradona allora San Paolo, sì, è stato un fortino. Poi il grande affetto del pubblico ha fatto sempre la differenza, e si è sentito poi ovviamente quando c'è stata la mancanza causa Covid. Quindi è vero che ormai sono tantissime le presenze, sono anche stati messi in vendita i biglietti per la gara di lunedì, sì, contro la Roma, quindi ci sarà una chance quanto prima per riscattarsi, però effettivamente è arrivato il momento di dare risposte importanti anche in casa. Sul tema del nome, la scaramanzia Napoli, mi insegnate, è principe, quindi è normale che da questo punto di vista si rischia quasi, tra virgolette, di mettere in dubbio anche la sacralità di Maradona. Indubbiamente però, come diceva giustamente anche Antonio, ci sono due partite che il Napoli ha comunque perso dominando, ma sono due sconfitte pesanti. Ma da questo punto di vista, naturalmente, nel lungo periodo
possono comportare poi la perdita di uno scudetto. Sono 6 le sconfitte quest'anno del Napoli, l'allora Juventus di Sarri ha vinto con 7 sconfitte il campionato. Certo è che adesso è anche un po', come dire, forse un sintomo di un calcio che cambia, che prima le partite in casa era un fortino, il Napoli ci ha abituato tantissime volte, ricordo all'epoca di Mazzarri era veramente il San Paolo, allora San Paolo era un fortino, invece adesso, come dicevi giustamente tu, molte partite si sono vinte in trasferta, il Napoli ha vinto in trasferta contro il Milan per esempio, poi ha perso in casa. È normale che da questo punto di vista è un po' cambiato secondo me il paradigma, però è importante da questo punto di vista secondo me ripartire e ci sarà un'occasione importante lunedì, prezzi a mio avviso onestissimi da parte della società. Eppure si sono lamentati. Ma visto che Pasquetti è un po' come Ferragosto, non si sa mai che cosa fare, beh, può essere un'occasione per fare qualcosa di interessante, magari la mattina un bel giro a Napoli che non fa mai male e poi a sostenere la squadra, perché mai come adesso il Napoli ha bisogno del sostegno del proprio pubblico, perché quella famosa parola ormai sdoganata anche da Spalletti, si può e si deve, a mio avviso, continuare a sognare. Ecco, prima di parlare ovviamente anche del prossimo turno e proprio di quella parolina e di tanti meccanismi a lei legati, leggiamo finalmente, anche per dare soddisfazione alla regia che me lo ha ricordato tante volte, grazie mille, i risultati della 32esima giornata, così li commentiamo insieme. Empoli-Spezia 0-0, Inter-Verona 2-0, Cagliari-Juventus 1-2, Genoa-Lazio 1-4, Napoli-Fiorentina, ne abbiamo parlato, 2-3, Sassuolo-Atalanta 2-1, Venezia-Udinese 1-2, Roma-2-Salernitana 1, Torino-Milan 0-0, Bologna-Sampdoria 2-0. Toto, a te faccio commentare, poiché passa tutto proprio per quella partita, ti faccio commentare Toro-Milan, perché come dicevamo prima, effettivamente è vero che il Napoli i suoi passi falsi li fa, è vero che l'Inter ha ripreso comunque a correre ed ancora una gara da recuperare, quella con il Bologna, e se ne è parlato tanto anche in questi giorni, in settimana, però effettivamente il Milan non prende questa mini fuga che potrebbe comunque fare la differenza poi alla fine del campionato. Ma il Milan sono diverse le chance che comunque sta buttando via, e questo quindi è praticamente lo specchio del campionato. Ad oggi non c'è una squadra ammazza campionato, e soprattutto chiunque dovesse vincere questo scudetto quest'anno sarà contento, ma ci sarebbero sicuramente altre due squadre che avranno tanto da recriminare. Beh, sulla partita del Milan c'è poco da dire, io sinceramente ho visto la partita ma mi sono concentrato di più sul difensore del Toro, penso che sia chiaro di chi io stia parlando e non c'è altro da dire. Poi il Milan, diciamo che è una squadra che comunque in questo momento è un po' come il Napoli, cioè nel senso sta un po' peccando anche dal punto di vista caratteriale, nonostante abbia in squadra uno come Zlatan Ibrahimovic che ne ha fatto praticamente della sua mentalità vincente il fulcro della sua carriera, però è abbastanza importante gli ultimi risultati del Milan per leggere un po' la situazione. Ecco, è vero che i tifosi del Napoli ovviamente si lamentano per i passi falsi degli azzurri, però i tifosi milanisti, Antonio, sono ancora più arrabbiati, perché ovviamente dicono sì, è vero, il Napoli ha perso contro la Fiorentina, che è un'ottima squadra, però il Milan continua a pareggiare, a perdere punti contro le piccole, quindi sono effettivamente grandi occasioni sprecate, anche se in questo momento del campionato veramente ogni partita, anche contro le squadre che devono salvarsi piuttosto che contro le squadre che hanno ancora qualcosa da chiedere a questo campionato, può riservare delle grandi sorprese. Io sul Milan farei una piccola premessa, direi che la società insieme al tecnico Pioli in questi ultimi 2 anni e mezzo a mio avviso hanno svolto un lavoro clamoroso, perché sia per quanto riguarda la gestione societaria che per quanto riguarda la gestione tecnica, il Milan ha fatto più secondo me delle proprie possibilità. Adesso, ecco, il gioco del calcio è semplice,
se, non si, se, se, se gli attaccanti non segnano, le partite non le vinci, anche contro le, magari le cosiddette piccole. E anche qui farei una premessa, perché negli anni noi abbiamo lamentato di squadre che diciamo, dalla parte destra della classifica in giù, ecco, ad un certo punto della stagione, ecco, la famosa parola, si spostano, si scansano. Ecco, quest'anno queste formazioni stanno praticamente decidendo uno scudetto, perché le prime 3-4, ma scendere anche un po' più giù verso le romane, la stessa Atalanta, hanno riscontrato delle difficoltà clamorose contro le cosiddette piccole, quindi un plauso va a loro e su questo sono veramente contento. Poi, ritornando al Milan, io non credo siano delle possibilità buttate al vento. Il Milan sta facendo quello che può, per quanto mi riguarda Inter e Napoli sono decisamente più forti, però attualmente c'è il Milan primo in classifica, quindi ecco, i tifosi si lamentano, ma i tifosi di tutto il mondo del calcio si lamentano sempre, quindi ed è anche giusto, fa parte del gioco, ma il Milan in questo momento merita di essere primo in classifica. Poi, ripeto, c'è una partita chiave secondo me, che è Bologna-Inter, che potrebbe decidere il campionato, purtroppo, perché è una partita dal punto di vista del calendario di gennaio. Ecco, secondo me accadono veramente in pochi altri posti del mondo cose del genere. Non è normale che una partita del genere venga disputata poi a fine aprile. Detto questo, il Milan sta facendo un grandissimo campionato. Sì, poi ogni anno c'è un caso analogo di partita rinviata che poi si gioca praticamente quasi alla fine del campionato. Franci, prima della pubblicità volevo sapere anche la tua sul Milan, sul momento del Milan. Ma allora, sul tema naturalmente delle partite spostate per Covid, io non entro nel merito. È normale che l'analisi di Pioli dice è giusto giocare in contemporaneità, quando è il primo a sapere che non è possibile, soprattutto per esigenze televisive, avrebbe ragione, ma di lineare soprattutto quest'anno il calcio ha ben poco. Vado sul Milan. Il Milan, a mio avviso, non ha una squadra per vincere lo scudetto e sta mancando il giocatore simbolo, il famoso numero 11, che poi è un 10 e un 9 insieme, uno dei giocatori più forti e più belli da un punto di vista sportivo e calcistico che abbiamo mai avuto nel nostro campionato. Però naturalmente, come ho detto in maniera quasi provocatoria, sta facendo di tutto per perderlo e potrebbero pagarle queste opzioni, perché naturalmente nel lungo periodo si rischia poi di andare appunto a recriminare su quei famosi punti che si potevano ottenere prima e che rischiano di essere fatali nel lungo periodo. Questo naturalmente introduce un altro tema, cioè che bello, perché dopo tanti anni viviamo nel calcio italiano un campionato che veramente è combattuto tra più squadre, perché se ci spostiamo un altro po', ma neanche tanto lontano da casa nostra, gli ultimi 10 campionati in Francia, da 28 il Paris Saint-Germain, uno il Lille l'anno scorso e uno 3 o 4 anni fa, vado a memoria, il Monaco. Il Bayern Monaco, se quest'anno vince, sono 10 di fila. Allora è normale che quest'anno chi era partito con i favori, visto anche il titolo di pretendente e di campione in carica, è l'Inter. L'Inter, anche con Inzaghi, ha avuto più di qualche problema. A mio avviso, quando all'Inter manca il 77% croato, manca il 45-50% della squadra, ma è un altro discorso. Però io penso sia bello, al di là della lamentela, perché ci sta che il tifoso che sta per assaporare il sogno, e penso non tanto ai tifosi di Juve e Inter che hanno vinto negli ultimi 10 anni praticamente tutto quello che in Italia si può vincere, ma al tifoso del Napoli, al tifoso del Milan che sta lì e sente proprio l'odore di grigliata, di pasquetta, per restare in tema, e poi all'ultimo a tutto, come si dice in gergo a Napoli, non riesce ad arrivare. Quindi ci sta, perché è una lamentela dovuta alla preoccupazione di questo sogno che sta per sfumare. Io capisco che il Napoli e il Milan, a mio avviso, non siano squadre costruite per vincere lo scudetto, ed è per questo che se lo dovessero vincere sarebbe un grandissimo risultato e per la città di Napoli e Milano e per le rispettive società. Quindi io personalmente, da sportivo e amante del calcio, sono molto contento che ci sia questa situazione e, come si dice naturalmente nello sport, che vinca il migliore. Eh sì, assolutamente, ovviamente non ci siamo dimenticati anche di Juve, di Inter, della stessa Roma, e parleremo a breve anche della Salernitana. Prima però un piccolo spot pubblicitario e ritorniamo a Prima Serie A tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notice,
quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci qui, ben ritrovati, stavamo analizzando il campionato, la nostra amata Serie A, e Francesco ci stava parlando anche dell'Inter, quindi prendo subito l'assist, mi vesto da Osimhen e giro la domanda subito a Toto. Ovviamente Toto, l'Inter da campione d'Italia dello scorso anno è chiamato comunque alla conferma, a fare bene, si è ritrovato davanti, ovviamente come ha detto anche Antonio, due squadre, il Milan e il Napoli, che ci stanno veramente mettendo tutto ciò che hanno, il cuore, la grinta, il carattere, i tifosi che ovviamente sognano, arrivati a questo punto della stagione. Però dopo un momento di defiance l'Inter ha ripreso a correre ed effettivamente ha ancora una gara da recuperare, quindi la classifica adesso a bocce ferme potrebbe essere tranquillamente nuovamente stravolta. Assolutamente sì. E quindi dobbiamo vedere, dobbiamo attendere comunque l'esito di questa partita e di quello che sarà. E, proprio come ha detto Spalletti in conferenza, ha detto il nostro sogno non dipende più da noi. Adesso è tutto nelle mani dell'Inter fondamentalmente, che era ed è secondo me la candidata a vincere lo scudetto per i calciatori che ha, per la grandezza comunque della rosa. Che se ne dica, io ho sentito anche qualcuno dire l'Inter non ha una rosa ampia, anche colleghi molto più importanti di noi, però io non sono d'accordo su questo aspetto e ripeto, per me l'Inter è la candidata alla vittoria. Ha vinto comunque una gara difficile contro il Verona, perché fondamentalmente il Verona non è mai una squadra semplice e noi comunque ne sappiamo qualcosa, basta vedere il campionato che comunque il Verona sta facendo. Ha sofferto anche un po' secondo me durante la partita, ma comunque è riuscita a portare a casa un risultato che è importante e non soltanto in chiave classifica, ma è una vittoria che fa anche morale. Ecco Antonio, Inter impegnata ancora in Coppa Italia, nonostante ciò la classifica è corta da campioni d'Italia, anche secondo me, l'abbiamo detto anche prima a microfoni spenti, è la squadra più attrezzata, ma anche come solidità, carattere, anche esperienza, perché anche l'esperienza di gestire molti momenti della stagione, non solo delle partite, è importante. Però secondo te al momento come si può giudicare la stagione dell'Inter? Ovviamente è un discorso che va fatto sempre alla fine, però noi siamo un po' cattivelli, quindi lo facciamo anche adesso. Ma è anche molto semplice alla fine analizzare la stagione dell'Inter. Una partenza un po' complicata, un mese di dicembre, forse novembre, dicembre, in cui ha distrutto praticamente un campionato, perché si ritrovava ad un potenziale meno 10, ricordo la partita a Milano contro il Napoli, al gol di Zielinski il Napoli era più 10 dell'Inter. Poi, dopo questi due mesi incredibili, l'Inter si è ritrovata a più 7, quindi una rimonta importante in questi mesi. Poi un febbraio da squadra normale, dove praticamente non ha più vinto, e poi il calcio è strano, perché nonostante quelle partite l'Inter non le avesse vinte, ma ecco, chi le ha viste può tranquillamente confermare ed essere d'accordo con me che l'Inter ha comunque creato tanto, ha comunque creato gioco e meritava di vincere tante partite in cui invece ha pareggiato. Vince invece la partita dove ha giocato praticamente, credo, la peggior partita contro la Juventus a Torino. Da quella partita, secondo me, l'Inter, ecco, ha messo un grosso mattone sullo scudetto, perché vincere in quel modo a Torino, non giocando bene, soffrendo, e portare a casa i tre punti, ecco, non me ne vogliano i famosi giochisti, però ecco, in un campionato così equilibrato e comunque in un mese di aprile che è fondamentale per decidere le sorti del campionato, è importante vincere e basta. L'Inter in questo momento ha ripreso a correre,
E io onestamente non vedo chi possa fermare l'Inter in questo momento, quindi oltre alla partita da recuperare, per me l'Inter ha la possibilità di vincere 7 partite su 7. Poi, se non dovesse farlo, ecco, i demeriti sono soltanto della squadra di Inzaghi, a mio avviso. Assolutamente, infatti forse solo l'Inter potrà fermare la stessa Inter. Prima di leggere anche la classifica e parlare ovviamente del prossimo turno, per terminare il giro, anche perché è stato detto vincere è l'unica cosa che conta, più o meno ovviamente il motto, lo sappiamo benissimo, della vecchia signora della Juventus, Juventus che allo stesso modo è in un periodo comunque positivo, che ha vinto la sua ultima partita contro il Cagliari a Cagliari, quindi vittoria ancora più importante, e comunque resta lì perché il distacco non è tantissimo. Ovviamente in casa bianconera non si parla più di scudetto, certo. Però la volata finale è comunque importante, anche perché effettivamente adesso dovrà spuntarla chi ovviamente perde di meno, comunque chi vincerà di più. Beh, indubbiamente, visto che la matematica, che io ho sempre disprezzato da un punto di vista liceale, è molto importante invece da un punto di vista di vittoria dei campionati, al momento i primi tre della classifica hanno allenatori che non hanno mai vinto un campionato. Allegri qualcuno lo ha vinto e quindi probabilmente sa perfettamente, molto meglio del sottoscritto, che la Juve è ancora in corsa. Fermo restando che naturalmente l'obiettivo principale rimane la qualificazione in Champions League, perché dopo i 75 milioni spesi per Vlahovic non andare in Champions League sarebbe una catastrofe di natura sportiva. È normale che la Juventus è una squadra molto più formata a vincere titoli, è molto più abituata. Detto ciò, è normale che c'è sicuramente un distacco importante. La sconfitta contro l'Inter è stata importante, diceva Antonio, l'Inter ha giocato una brutta partita e ha vinto, la Juve per me ha giocato la miglior partita stagionale e purtroppo per lei ha perso, però io francamente non la chiamerei fuori, matematica a parte, perché Allegri qualcosina su come vincere, beh, ha da insegnare a tutta Italia. Juve fuori, Juve non fuori, prima di passare propriamente ad Antonio. No, quindi Juve assolutamente in, la Juve assolutamente dentro, la Juventus e comunque, come diceva Francesco, è abituata a vincere, diciamo che molti assist li stanno fornendo anche le altre squadre, quindi io non penso che la Juventus si lasci pregare. Quindi Antonio prima ha detto l'Inter può vincerne 7 su 7, ma anche la Juventus fondamentalmente potrebbe vincerne 6 su 6. Antonio. Sì, però ecco, sì, si parlava di matematica, se l'Inter dovesse vincere 7 su 7 e la Juve 6 su 6, comunque certo, l'Inter vincerebbe il tricolore. Ci affidiamo alla matematica, quindi. Sì, ma parlando della Juve, ecco, io spesso mi diverto con mio padre a parlare di calcio, no? E se la Juventus dovesse vincere il campionato, le prime tre, a mio avviso, non, spero non si offenda nessuno, l'anno prossimo non dovrebbero più iscriversi al campionato italiano. Perché la Juventus qualche mese fa era a meno 14, meno 16 dalla vetta e mancava ancora tanto, però era una distanza veramente incredibile. Ma soprattutto ci sono tre squadre, a mio avviso, forti, molto forti, quindi lo scudetto, io sono d'accordo con l'ambiente bianconero, lo scudetto credo sia andato, soprattutto domenica scorsa, perché ecco, col senno di poi, una vittoria contro l'Inter, ecco, avrebbe ridato speranze anche ad Allegri, che in pratica parla di Champions League da mesi. Però con una vittoria contro l'Inter, ecco, aggiungiamo 3 punti alla Juventus e togliamone 3 all'Inter, cambia il mondo. Completamente, sì. Però ecco, la sconfitta secondo me ha ammazzato praticamente tutte le speranze, quindi qualificazione in Champions è l'unico obiettivo insieme ad una Coppa che, onestamente, ritorno al discorso di prima tra gioco, risultati, eccetera, vincere una Coppa è sempre importante, che è la Coppa Italia. Sì, ma assolutamente, infatti poi c'è questa tradizione italiota, possiamo dire, di snobbarlo un po' la Coppa Italia, ma comunque
resta un trofeo e per tutte le squadre deve essere ambizioso ed ambito. Volevo restare un attimo su Antonio e la Juventus prima di leggere il prossimo turno, anche per un bilancino ovviamente della stagione della Juventus. Francesco ha parlato giustamente di Vlahovic, un acquisto straordinario non solo per il presente ovviamente ma anche per il futuro, e secondo me è anche un segnale importante non solo alle antagoniste ma a tutta la Serie A, in un momento poi del campionato e del calcio italiano come quello che abbiamo vissuto, dove si è cercato anche di bilanciare per quanto possibile acquisti, cessioni, quindi guardare non solo al presente ma anche in ottica futura è stato importante. Però possiamo dire che la Juve ha ancora qualcosa, più di qualcosa da fare per il prossimo anno e soprattutto da rifondare molti reparti poi della sua squadra. La Juve ha tantissimo da fare, nonostante secondo me abbia una buonissima squadra, tanto è vero che ad agosto nel famoso giochino, no, della classifica eccetera eccetera, io l'avevo messa al primo posto, perché per me Allegri in Italia è una garanzia di vittoria. Però poi bisogna considerare un po' gli episodi, no, che accadono durante una stagione. Il primo è l'addio di Ronaldo. L'addio di Ronaldo a stagione già iniziata, ecco, sfiderei un po' la maggior parte degli allenatori, e non, perché poi in Italia siamo 60 milioni di allenatori, sfiderei chiunque a iniziare una stagione senza Cristiano Ronaldo e con un Moise Kean come sostituto. Detto questo, comunque la rosa della Juventus resta fortissima e giocarsi il quarto posto per me è un mezzo fallimento, ecco, perché la rosa della Juve è allestita per vincere il campionato, per rientrare nelle prime otto della Champions League e lottare adesso con la Roma, con tutto il rispetto per la Roma che sta facendo un filotto clamoroso di risultati utili, però ecco, è un mezzo fallimento. La Juve avrebbe dovuto lottare per lo scudetto, avrebbe dovuto, non dico ammazzare il campionato, però ecco, con un Allegri in più mi sarei aspettato tanto in più. È un progetto a lungo termine, perché non dimentichiamoci che il tecnico bianconero ha firmato un grosso ingaggio da 7 più bonus per 4 anni, quindi se non si è vinto quest'anno, l'anno prossimo Allegri e la Juventus hanno l'obbligo di vincere lo scudetto. Ti aspettavi poi il ritorno di Allegri? È stato poi molto chiacchierato, un po' di minestra riscaldata. Rapidamente, torno indietro di 2 anni. Avrei continuato con Sarri, torno indietro di 1 anno, avrei continuato con Pirlo, perché per me il calcio è anche continuità di lavoro, è progettualità, è avere le idee chiare. Nelle ultime 3 stagioni la dirigenza juventina, che poi si è anche un po' sfasciata con alcuni addii, non ha avuto per nulla le idee chiare, quindi il ritorno di Allegri è un ni per me, perché ti ripeto, avrei continuato con Pirlo tranquillamente, perché non dimentichiamoci che Pirlo l'anno scorso ha vinto due trofei. Detto questo, mi aspetto che Allegri resti per 4 anni. A prescindere da ciò che potrà succedere in campo, perché c'è bisogno di continuità. Non vince lo scudetto, però deve comunque provare a costruire qualcosa. Ecco, tanti parlano dell'ingaggio, ed è giusto, perché comunque è il più pagato della Serie A, però per quanto riguarda il progetto credo sia importante continuare con Allegri anche per le prossime stagioni. È vero, progettualità è sempre una chiave molto importante per le big, ovviamente, in particolar modo del campionato. Manca soltanto una squadra che sarà poi importante per il prossimo turno del Napoli, la Roma, ma leggiamocelo questo prossimo turno anche un po' atipico, perché nel weekend di Pasqua iniziamo subito e si inizia da venerdì, quindi venerdì e sabato belli ricchi con Spezia-Inter venerdì alle 19, venerdì sera alle 21 Milan-Genoa, Cagliari-Sassuolo, sabato alla mezza ancora Udinese-Empoli, Sampdoria-Salernitana, Fiorentina-Venezia, Juventus-Bologna sabato ma alle 18:30, Fiorentina-Venezia che già avevo letto prima, Lazio-Torino, Napoli-Roma lunedì di Pasquetta alle ore 19, ancora lunedì alle 21 Atalanta-Verona. Bene, Francesco, Napoli, come abbiamo detto prima, chiamato all'esame Roma, un esame sempre molto molto complicato. La Roma la vedo ancora una variabile impazzita, quindi non so sinceramente cosa aspettarmi da questa partita, ma sicuramente il Napoli che giochi da Napoli. Partiamo da questo.
Sicuramente deve essere un punto di partenza importante con una Roma che ha spesso fatto male, sempre per citare l'allora San Paolo, ricordo con Dzeko, Salah, insomma era un'altra bella squadra. Mourinho è indubbiamente un grande allenatore, ma un allenatore che va un attimo capito all'interno del sistema in cui viene inserito. È normale che non è più l'allenatore del triplete dell'Inter, è un allenatore che doveva riportare la Roma, diciamo, all'interno dell'Olimpo, se così vogliamo definire, del calcio italiano. Non è proprio andata così, anche se la stagione non è finita, ma non credo raggiungerà la Champions League. Vediamo quale potrà essere il cammino in Conference, perché giovedì è una partita importantissima contro il Bodo Glimt. Ha perso malissimo nei gironi, ha perso un pochino meno male giovedì scorso, però una eventuale eliminazione della Roma potrebbe essere una brutta botta poi da digerire proprio nella giornata di lunedì. Secondo me sarà la partita, insomma non ci vuole tanto, in realtà sarà la partita di cartello della giornata, ma naturalmente, come si diceva, il famoso calcio spezzatino, per motivi legati alla Coppa Italia, perché martedì Milan e Inter si sfidano in Coppa Italia, giocheranno venerdì, quindi il Napoli praticamente 3 giorni prima già saprà ampiamente i risultati di Milan, e giocherà anche la Juve, come hai letto prima nella giornata. Quindi è normale che avrà sicuramente un diverso impatto emotivo. Io mi auguro naturalmente che, con tutte le esigenze televisive, esigenze economiche e monetarie, però si possa arrivare a una contemporaneità che non credo ci sarà, forse solo per l'ultima. È questo un no, pochino solo però solo l'ultima, già confermato appunto, quindi grazie ad Antonio per la conferma. È un pochino, in qualche modo va ad influenzare quella che è la corsa scudetto, che comunque, come dicevamo, resta sempre molto affascinante. Sì, venerdì, lunedì effettivamente è un lasso di tempo veramente molto molto ampio, ma in questo dovrà essere bravo il Napoli ovviamente a distaccarsi anche un po' da tutto ciò che succede all'esterno e anche sugli altri campi. Toto, gara contro la Roma da sempre complicata, si avrà, come abbiamo detto, l'apporto del Maradona con i biglietti che stanno andando a ruba nonostante la giornata ovviamente particolare, però penso ci sia poco da dire, nel senso che per cullare ancora il sogno scudetto il Napoli ha a disposizione un unico risultato. Sì, il Napoli deve vincere, è chiamato alla vittoria, soltanto che davanti ci troviamo la Roma, che, come prima hai detto tu, non è una partita semplice già di suo, le partite contro la Roma, e soprattutto dobbiamo affrontare comunque Mourinho, che non è proprio un gradito avversario, oppure un semplice avversario. E, sì, io sinceramente, se posso spendere due parole sulla Roma, dico che il campionato comunque sicuramente non ha dato gli esiti sperati, però ultimamente, diciamo, la Roma sta facendo un buon lavoro, a parte la debacle comunque in Conference, però il lavoro di Mourinho ultimamente non mi sta deludendo, e sicuramente sta mettendo le basi per la prossima stagione. Appunto, parlando di progettualità, come prima ne parlava Antonio, questo è un punto fondamentale. Poi certo, gli investimenti fatti quest'anno con un attaccante preso a fior fior di milioni, diciamo, non potrà essere super contenta la dirigenza, però si stanno mettendo delle basi importanti per il prossimo anno e per fare quel salto di qualità in più con qualche investimento accanto, e rendere quindi il prossimo campionato della Roma sicuramente più avvincente. Per quest'anno però ci tocca vincere. Eh sì, ma assolutamente su questo non c'è dubbio. La Roma, che è comunque una squadra compatta, ben organizzata, e lo si è visto anche nella gara contro la Salernitana all'ultimo respiro, quindi può far male veramente in qualsiasi momento, Antonio, quindi occhio anche alla difesa azzurra, che ha iniziato poi benissimo, molto compatta, ultimamente sta incassando un po' troppi gol, quindi dovrà stare veramente attento. Sì, ma è tutto il Napoli, dovrà stare attento, perché comunque giocherà contro uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio. Certo, non scenderà lui in campo, però credo che saprà bene come gestire questa partita. Però io sono d'accordo con Francesco, perché tanto farà la partita di giovedì,
La Roma è chiamata a vincere in casa contro il Bodo e una sconfitta potrebbe veramente pesare tantissimo. Aspettiamo giovedì, chiaramente non possiamo sapere come andrà a finire, però credo sia importante quella partita. La partita di lunedì, come dicevate voi, è da vincere, è ovvio, cioè non ci sono altri risultati per il Napoli, però il Napoli deve fare più del Napoli, cioè nel senso abbiamo visto un grande Napoli in questa stagione, in diverse partite, lunedì deve fare ancora meglio, perché è una mezza finale per me, perché giocarsela poi contro la Roma non è semplice e il Napoli deve dare ancora di più, se vorrà poi alimentare ancora le speranze Scudetto. Guardiamoci anche brevemente la classifica, abbiamo parlato ovviamente delle prime della classe, così diamo un occhio anche agli scontri salvezza, alla situazione ovviamente delle ultime. Francesco, attenzionata sempre la Salernitana, sì, che in una situazione molto molto complessa, anche se ha un po' di gare da recuperare anche la Salernitana, ma nonostante ciò poi ci sono Cagliari, Venezia, anche se il Cagliari secondo me è sempre squadra a parte, Venezia, il Genoa, c'è la Samp, è una situazione ancora molto aperta. Sì, sì, è tutto in divenire e dalle parti nobili e tra virgolette meno nobili del campionato, anche questo sicuramente è affascinante. Indubbiamente la Salernitana, a mio avviso, ha già un piede e mezzo in Serie B, sta rischiando seriamente anche il Venezia. La partita che ha perso contro lo Spezia è stata una sconfitta pesante per gli uomini di Zanetti. Anche il Cagliari, Mazzarri sta provando a fare il possibile, non è la partita contro la Juve che devi vincere, certo, però sicuramente c'è qualcosa in più da fare per cercare di salvare il Cagliari. Vedremo poi nelle prossime giornate come si evolverà la situazione. Anche il Genoa, con Mr. X Blessing, che è incappato in un paio di sconfitte recenti, l'ultima anche qui pesante comunque contro la Lazio con la tripletta di Immobile, non so se avremo il tempo, ma è lo stesso Immobile della Nazionale che veramente fa dispiacere per come è andata, però naturalmente è comunque anche qui una bella bagarre. Vedremo chi avrà quella forza e quell'esperienza in più di restare nel massimo campionato, che sicuramente dà non solo tanto da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista di prestigio. Toto, stessa domanda ovviamente dopo anche ad Antonio, Salernitana ormai già con un piede in B? Sì, la Salernitana ormai credo sia spacciata, e il Venezia non se la passa bene, e quindi tra Genoa e Cagliari sarà una bella bagarre. Io penso che il Cagliari abbia qualche chance in più, sinceramente, di potersi salvare. Il campionato del Genoa sicuramente è stato deludente e soprattutto non ho compreso determinati investimenti che sono stati fatti in sede di mercato sia in estate, e diverse scelte che sono state fatte anche a gennaio. Hanno preso un allenatore, un Mister X appunto, e fondamentalmente forse ci servivano più certezze e meno scommesse, però sono scelte della società, avranno fatto le loro opportune valutazioni e avranno avuto i loro motivi per ingaggiare quel tipo di allenatore, però credo che per il Genoa alla fine non sarà sufficiente. Sarei sorpreso, diciamo, se fosse la squadra sarda comunque a disputare il prossimo campionato di Serie B. Antonio? Io direi che la Salernitana non ha adesso un piede e mezzo in Serie B, ma aveva già i due piedi in Serie B, credo a ottobre, quindi sono un po' cattivo, ma è così, perché parlando anche con colleghi di Salerno, ecco, la squadra allestita, chiaramente non dobbiamo dimenticarci i problemi societari che hanno colpito la Salernitana, la squadra allestita all'inizio del campionato avrebbe fatto fatica a salvarsi in B, per me, perché comunque giocatori che davvero, secondo me, non giocherebbero titolari in Serie B. Poi il grande direttore Sabatini, che per me è uno dei conoscitori di calcio più importanti che abbiamo in Italia, ha cercato di rimediare, anche grazie all'aiuto dei milioni di Erbolino, però ecco, anche Sabatini poi ha ammesso che ha fatto affidamento su calciatori a gennaio, che magari non hanno più quegli stimoli, non hanno più la forza di lottare, soprattutto per salvarsi, ecco, quindi il discorso Salernitana per me è abbastanza chiuso. Poi
Le altre squadre, per me, come il discorso per lo scudetto, diciamo, è una bella situazione, sia, come diceva Francesco, sia per quanto riguarda le prime della classe, anche per quanto riguarda le ultime, quest'anno la lotta mi sta piacendo. Ecco, mi sta piacendo tra virgolette, però, perché comunque sono squadre che stanno facendo anche loro di tutto, come il Milan sta provando a perdere lo scudetto, quelle le ultime della classe stanno provando ad andare in B, perché comunque la sconfitta del Venezia in casa con l'Udinese 1-2, ecco, è una sconfitta che pesa tantissimo, soprattutto dopo tanti risultati negativi. La squadra di Zanetti avrebbe dovuto vincerla quella partita. Poi mancano 6 partite, potrebbero salvarsi loro come il Cagliari o il Genoa. Per me l'investimento su Blessini è ottimo, perché è un allenatore che viene da una scuola, Toto, sicuramente la conoscerai, quella di Ragnik, no? Quindi una filosofia importante che poi hanno trasferito a Klopp e a Tuchel, a questi grandissimi allenatori. Blessing fa parte di quella scuola. È un grande investimento, però poi ecco, anche il Genoa allestito male, come diceva Toto, l'allenatore può fare poco. Vediamo le ultime sei giornate, ma più o meno sono queste 3 o 4 che si lotteranno per non retrocedere. 6 giornate da vivere veramente intensamente, sia in vetta che in coda, ma ne parleremo ovviamente anche nelle prossime puntate, perché ahimè siamo arrivati alla fine. Quindi ringrazio i miei ospiti, Antonio, Toto, grazie mille, vi riaspetto quando volete, lo sapete. Grazie mille a te, grazie mille a tutti. Grazie Alessia, buonasera a tutti. Grazie Franci, grazie a te, ormai Ale. Sei buonasera. Qui incatenato ogni settimana, sono la poltrona. Mi dispiace, esatto, ci devi sopportare, grazie mille. Grazie mille anche a voi che ci avete seguito, ovviamente appuntamento al martedì prossimo, sempre 21:30, potete rivedere in settimana anche sui social, su YouTube le nostre repliche, ovviamente con Prima Serie A, buona serata.